Ci troviamo alla Buca del Gatto a Cecina per la serata finale di InTV Model Contest, la passerella televisiva per modelle emergenti. Ci saranno 11 ragazze a contendersi il titolo e la vincitrice poserà per il servizio fotografico di InTV. Quindi state lì, mi raccomando, e scegliete la vostra preferita. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Non è il solito concorso di Miss, ma è InTV Model Contest. InTV è una trasmissione che trovate su il canale Sky 879, detto bene, e su 7 Gold e su tante emittenti regionali. Viene replicato un sacco di volte, è un marchio di qualità del mondo della moda e dell'imprenditoria. E quindi si organizzano questi casting per trovare dei volti nuovi e per me fare un po' di palestra alle ragazze che vincono, diciamo, la paura della passerella e hanno anche modo di parlare un pochino e di, insomma, di farsi conoscere. We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky, 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 we're up all night to get lucky. Nice to get lucky, we're up all night 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 to get lucky.
o meno ostentatrice. Ok, ok, sì, potete stare anche un pochino più larghi, eh. Ok, allora, ragazzi, sono qua. I verdetti, dottor Paolo Maretti, ci sono? Le fasce, la corona, è tutto pronto, insomma. È stato un lungo percorso che ha fatto tappa in tante location per selezionare queste ragazze. Le abbiamo votate sul web, ma serviva questo tocco finale. Sì, c'è stata una votazione sera per sera, man mano che abbiamo fatto le selezioni, poi il web ha fatto il resto. Avevamo inserito i video delle ragazze su YouTube, per ogni video visto era un punto. Quindi siamo arrivati qua con una classifica già, diciamo, abbastanza avanzata. Mi conforta il fatto che quello che ha deciso poi la giuria stasera è esattamente quello che poi aveva deciso il web. Quindi le posizioni sono le stesse, anche se non ci fossero stati i voti web, con una sola eccezione per il terzo posto. Per il terzo posto ci sarebbe stata un'eccezione e poi dirò con chi. Cominciamo con le premiazioni. Chiamo qua con me Massimo Pacini per la terza classificata. Massimo è un mio importante collaboratore che ha seguito tutto l'aspetto logistico delle ragazze e senza di lui non l'avrei fatto questo concorso, né ne rifarò un altro. Allora Massimo, ti inviterei a premiare la terza classificata, la numero 11, Ilaria Cagliostro. Del villaggio Valeria, che è stata una preziosa collaboratrice anche lei per tutta l'estate, in quanto ha coordinato, oltre che all'animazione in maniera direi eccelsa, ha coordinato anche gli interventi di spettacolo esterno che abbiamo fatto tramite la mia agenzia, e la invito a premiare la seconda classificata, che è la numero 6, Tonia Biondillo. Alla fase finale, la vincitrice. Io però vorrei fare un ringraziamento a tutte le ragazze che sono venute in queste selezioni e più che altro i genitori che hanno avuto una grande pazienza a accompagnarle e che sono veramente meritevoli e che quindi partecipano di diritto anche loro alla vittoria. Un ringraziamento anche a lui, Alessandro Matteoli, che l'ho adottato tempo fa e che continuo a tenere avanti, a Michael, questo grande DJ di 16 anni e mezzo, è cresciuto, e alla direzione della Buca del Gatto che mi ha dato la possibilità di fare questa manifestazione. Ringrazio anche tutto il pubblico. Allora, la prima classificata è la numero 10, Serena Frolli. Eccolo qua ragazzi, fate da contorno, avvicinatevi, fate da contorno qua le facciate, perché il palco, sapete che un giorno si vince, un giorno si perde, ed è bello così, no? Bello così, un
concorso diverso, una possibilità, troverete queste ragazze un sunto di questa serata su InTV, i piaceri della vita, su Sky tutti i giorni alle ore 1, lunedì, giovedì, venerdì e domenica, ore 18.45, su 7 Gold, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 1, mercoledì, giovedì e venerdì, sabato alle 13.10. Canale Sky, ricordo, 879. Poi googolate sempre InTV, Paolo Moretti, Media Entertainment. E io direi che quando il nostro possiamo dare il saluto finale. Grazie a tutti, è stato bello avervi come pubblico. Grazie.